Se c'è un pedale che tutti i chitarristi conoscono e desiderano, questo è sicuramente il Tube Screamer di Ibanez, TS9 o TS808, pedali che costano 150-200 euro, che non sono pochi soldi se pensiamo che siamo nell'era del digitale e le alternative sullo stesso prezzo, che magari offrono anche molto di più, sono tante. È vero che possiamo anche andare al risparmio spendendo magari solo 30-40 euro al massimo e prendere una copia della Behringer come questo TO800, completamente fatto in plastica, che va benissimo anche per cominciare, ma, e qua c'è un ma, se mi conoscete e conoscete il canale sapete bene che se per caso esiste un'alternativa nella quale noi questo pedale ce lo possiamo costruire, beh, perché non cogliere l'occasione per fare qualcosa di nuovo e imparare delle nuove skill? E questo è esattamente quello che faremo oggi, perché ho qui tutti i componenti per costruire un Tube Screamer. Quindi alzatevi dal divano o dalla tazza del cesso e cominciate a scaldare il saldatore. Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio di liuteria. Io sono Andrea Marcellan e nel video di oggi finalmente facciamo una cosa che è davvero tanto tempo che desideravo fare, ovvero costruire questo pedale che, comprato nel sito musicthing.de, quindi un sito tedesco, si chiama Der Screamer. So che molti di voi probabilmente stanno già pensando, ma non so cambiare una lampadina, mi metto a fare un pedale. E la risposta è, ragazzi, perché no? Perché alla fine magari vi immaginate che serva chissà quale attrezzatura per fare questo pedale, quando in realtà vi serve solo un buon saldatore che magari costa 15-20 euro, ma quando ce l'avete è sempre utile, un po' di stagno di buona qualità e, se proprio volete, un supporto per fare le saldature in modo più comodo. Quello che vi dico sempre io, ragazzi, è: non abbiate paura, buttatevi, magari scoprite una nuova bellissima passione e, anche se non avete nessuna nozione in elettronica fino a questo momento, magari scoprite che appunto è un argomento che vi interessa molto e questo piccolo esperimento vi stimola ad approfondire le vostre conoscenze su questo argomento. Infatti, la cosa interessante di questo pedale è che il kit con tutti i componenti che sono contenuti in questa bustina costa 23 euro, quindi costa meno del pedale di Behringer. Non è una cifra così spaventosa e, anche se doveste fare errori e fare danni e dover comprare dei componenti nuovi, sono componenti che costano pochissimi centesimi. Se poi non volete mettervi a fare l'involucro del pedale e volete comprarlo già forato, con 9 euro vi danno pure questo, quindi insomma con circa 33 euro, che per carità di Dio sarà sempre più o meno quanto un pedale già fatto e funzionante, ma la cosa interessante qui è l'esperienza, che non va mai sottovalutata. La cosa più interessante e che vi spaventerà un po' è proprio vedere lo schema elettronico che vi mettono a disposizione, perché non c'è una vera guida passo a passo e vi ritroverete davanti una cosa del genere. Ora, non vi nascondo che io stesso ho pensato: bello, non so neanche da che parte guardarlo. La seconda parte del manuale invece è più una guida generica che vale per tutti i pedali ed è, la vedete qui, ma poi la vedremo con calma, è più una guida su come assemblare il pedale all'interno della sua confezione. Quindi è più una guida generica, ma non c'è nessuna guida che vi dice questo va qui, questo filo da qui a là. Perché? Perché tutte le informazioni di cui avete bisogno in realtà sono contenute in questo schema che può spaventare, ma adesso con tutta la calma del mondo ce lo vediamo insieme e capiamo cosa va dove. Ovviamente spoiler, potrebbe essere un video lungo, però come sapete io mi impegno sempre a mettere i capitoli. Se volete saltare oltre di capitolo in capitolo o andare direttamente a sentire come suona questo pedale, basta scorrere qua sotto, trovate i capitoli e andate dove volete andare. Cominciamo a parlare di resistenze, che sono queste qui. Da non confondere, ve lo dico subito, con questi che hanno il bordino, hanno la parte di carta rossa che sta ad indicare che sono dei componenti diversi, perché questi sono dei DOD, quindi questi li lasciamo da parte, saranno nella stessa bustina per non fare confusione. Nel nostro grafico, quando lo guardiamo per capire cosa va dove, sono questi rettangolini bianchi e ognuna di queste resistenze è numerata. Quindi quando noi andiamo a prendere la nostra PCB, che è questa, noteremo che in molti punti c'è scritto per esempio R15, R16, R12, R11, R10. Quindi come facciamo a sapere quale resistenza va posizionata in questi slot? Beh, dobbiamo andare nel nostro schema e cercare, per esempio qui abbiamo appena letto R12, dov'è R12? Qua vediamo, abbiamo R4, R3, R5, R9, R12 in questo caso è qui. E su R12 c'è scritto un K che sta ad indicare un kilo ohm.
Quindi noi andiamo sui nostri blister e troviamo che, per esempio, eccolo qua, su questo blister di resistenza c'è scritto un K. Ne ho già tolta una perché è questa qui. Pieghiamo i piedini e la montiamo sulla PCB. Nel caso delle resistenze non ci interessa polo positivo o negativo perché non hanno polo positivo o negativo, semplicemente troviamo R12, infiliamo i piedini ed ecco montata la nostra resistenza sulla PCB. Ovviamente adesso la dobbiamo andare a saldare, possiamo montarle tutte e saldarle tutte oppure montarle una alla volta e saldarle una alla volta. Quella successiva R15, andiamo a individuare nel nostro grafico dov'è R15, eccola qui, ma c'è un asterisco invece di un valore. Perché? Perché questo pedale ci permette di realizzare un tube screamer sia TS9 che TS808. Infatti, se andiamo a vedere in questa tabellina in alto a destra, ve la faccio vedere un pochino meglio. Se vogliamo fare un TS9, R15 è una resistenza da 470. Se invece vogliamo fare un TS808, la resistenza 15 va montata 100. Quindi in base a quello che vogliamo fare, qui sulla nostra PCB dobbiamo andare a montare un R15 da 470 o da 100 in base al risultato che vogliamo fare, che vogliamo ottenere. Ed è sia R15 che R16 che sono entrambe qui, neanche farlo apposta, R15 e R16. Qui sappiamo che R15 100 e R16 10, se vogliamo fare un TS808, R15 470 e R16 100, se vogliamo fare un TS9. Come vedete, quando andiamo a osservare una resistenza da vicino vediamo che ha un colore che non ci interessa, ma ha anche tanti anellini colorati. Difficile farveli vedere qui perché sono molto piccoli e quelli servono proprio perché è una convenzione grazie alla quale noi sappiamo dedurre il valore della resistenza vedendo il colore e l'ordine degli anelli. Però questa è solo una cosa in più che vi dico, perché alla fine la praticità di questo kit è che noi sappiamo esattamente che queste sono resistenze da 1 kΩ perché è scritto qui e non dobbiamo nemmeno perdere tempo a scoprirlo. Visto che erano nello stesso sacchetto, parliamo subito anche dei diodi. Eccoli qua. Vale lo stesso identico ragionamento delle resistenze, ovvero se questo blister ha 3 pezzi significa che tutti questi 3 diodi hanno lo stesso valore, mentre questo separato, che ha forma e colore diverso, ovviamente ha un altro valore. Come le riconosciamo sul grafico? Eccoli qua. I diodi sono questo triangolino con un taglietto. Qua abbiamo D1, D2 e D3, tutti con lo stesso identico codice e valore, quindi significa che D1, D2 e D3 sono esattamente questi qui. A differenza delle resistenze, qui abbiamo un polo positivo e negativo e lo vediamo sia sui diodi, perché vedete che hanno un segnetto nero qui e in questo caso qui invece ha un segnetto grigio, sia quando andiamo ad individuare sulla PCB dove vanno messi questi diodi, ed eccoli qua. Qua va il diodo 1, diodo 2 e diodo 3 e come vedete nella loro rappresentazione sulla PCB abbiamo il tagliettino messo in modo alternato. Per quanto riguarda il diodo D4, anche qui lo vediamo nel nostro schema, eccolo qui, D4, lo vediamo anche sulla nostra PCB, eccolo qui, con il taglietto che ci dice come va montato. Insomma, questo significa che questo diodo andrà montato esattamente qui. Pieghiamo le gambette, potete farlo a mano o con una pinzetta, andate di nuovo a cercare D4 e fate combaciare il taglietto, quindi questo andrà montato qui. Eccolo lì il nostro diodo montato nella sua posizione finale, ovviamente anche questo andrà saldato. Ovviamente gli addetti ai lavori sapranno che anche i LED sono dei diodi, infatti questo LED lo vediamo esattamente qui e andrà montato su questa PCB. I suoi piedini andranno a infilarsi all'interno di questi 2 fori qua e vediamo anche qui che c'è un più e che c'è un meno e notiamo che il nostro LED ha una gambetta più corta e più lunga e sappiamo che per convenzione la gambetta più corta corrisponde al polo negativo. Passiamo ai condensatori, dove il discorso è sempre lo stesso. Infatti sul nostro diagramma sono rappresentati da queste 2 lineette scure, in questo caso una bianca e una scura, ognuno ha un suo nome, quindi C1, C2, C3, C4 e ognuno ha un suo valore, quindi 27 nanofarad, 1 microfarad e via dicendo. Perché alcuni hanno 2 lineette nere, alcuni hanno una linea bianca e una nera? Perché quelli con una linea bianca e una nera hanno una polarità e sono questi condensatori qui, che sono gli elettrolitici. Hanno una linea grigia su un lato, in questo caso potrebbero essere di colori diversi, e quella linea grigia è in corrispondenza a un piedino che ci va ad indicare che quello è il piedino del polo negativo. Quando andiamo a vederci questi
condensatori C11 per esempio sulla nostra PCB, notiamo che in particolare per quelli elettrolitici, che sono questi qua fatti a batteria, quindi cilindrici, abbiamo proprio dei segnetti cilindrici, quindi eccolo qua C10, C11 e C12. Qui è riportato un simbolo più e verrebbe da pensare quasi di mettere la lineetta chiara in corrispondenza del più, invece è l'opposto, perché abbiamo appena detto che la lineetta grigia su questi condensatori va a indicare il polo negativo, che così come nel LED che abbiamo visto prima è anche indicato dal fatto che ha una gambetta più corta, quindi gambetta più corta, polo negativo. Per tutti gli altri condensatori invece, di forme, colori e dimensioni diverse, sono questi qua con due semplici lineette, loro non hanno una polarità, quindi che li montiate in un verso o nell'altro non cambia niente. Basta individuare per esempio C1 27 nanofarad e capire quale di questi è quello da 27 nanofarad. E in caso non sappiate bene che cosa avete in mano, leggete quello che c'è scritto qua. Per esempio qua c'è scritto 2A273J, potete andare su Google a cercare condensatore 2A273J e vedere cosa viene fuori. Vi verrà fuori in questo caso che questo 27 che c'è scritto nel codice sta ad indicare che questo è un condensatore da 27 nanofarad e quindi questo è il C1. Andate a cercarvi qua dov'è il C1, eccolo qui il C1, così come abbiamo visto con tutti gli altri componenti, i piedini vanno infilati nei fori e saldati dietro. Restano praticamente solo i transistor, perché per quanto riguarda il resto parliamo solo di prese jack, pulsanti e potenziometri, e vediamo subito come riconoscerli e come vanno montati e dove. Che cosa sono queste cosettine qua, voi vi direte? Sono sostanzialmente dei socket, che sono solo dei pezzettini di plastica e di metallo, e anche se ci mettete 6 ore a saldarli non fate danni, perché qui non c'è niente. Quindi se dovete per sbaglio esagerare con le temperature, l'esposizione al calore, qua non succede niente e poi andate semplicemente a montare il vostro transistor sopra. Mentre se provaste a saldare direttamente il transistor sulla scheda, che potreste benissimo riuscirci, il rischio è quello appunto di andare a bruciarla. Quindi prima montiamo questi e li saldiamo e poi semplicemente andiamo a montare questi senza saldature. Per esempio qui il C1 è la sede dove dobbiamo andare a montare questo socket, e lo vediamo qui come IC1A e IC1B, che sembrano due componenti diversi, in realtà sono sempre lo stesso transistor, e vediamo tutti i piedini che ha, perché sono un transistor che hanno 8 piedini, e qua vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Come va montato e dove? Lo prendiamo e osserviamo che qui, dove c'è scritto IC1, c'è un disegnettino rettangolare con una piccola indentatura da questo lato. Quindi noi andiamo a prendere il nostro socket, andiamo a individuare che anche qui c'è una piccola indentatura da questo lato, quindi significa che questo qui lo andremo a saldare in questo modo qui. Dopo lo vedremo, magari lo fermiamo con un pezzettino di scotch finché lo ruotiamo per andare a fare le saldature dietro. Una volta che l'abbiamo montato, come facciamo a sapere come dobbiamo montare il transistor nel suo socket? Stesso discorso, di solito sui transistor c'è anche lì un'indentatura, quindi è indentatura del transistor che va sull'indentatura del socket, che va sull'indentatura segnata sulla PCB. In questo caso l'indentatura non c'è, ma abbiamo un pallino che va ad indicarci la stessa identica cosa, spero che si veda bene. Passiamo invece agli altri due transistorini che hanno 3 piedini ed andiamo ad individuarli anche questi sul nostro schema, e sono qui T1 e T2. Dopo averli visti sullo schema andiamo a cercarceli anche sulla nostra PCB ed eccoli qua. Qua abbiamo T1 con 1, 2 e 3 forellini e qua abbiamo T2 con 1, 2, 3 forellini. È assolutamente indifferente in questo caso montare il socket in un senso o nell'altro, lo montate semplicemente all'interno dei 3 fori, lo girate e lo saldate. È importante invece come andiamo a montare il transistor, perché vedete che il transistor ha 3 piedini, però ha una forma, diciamo così, che da un lato è piatta e da un lato è curva, e dobbiamo rispettare questa forma per sapere esattamente come andarlo a montare. Infatti notate che su T1, così come su T2, sui 3 piedini c'è un piccolo arco di circonferenza da un lato. Questo significa che noi dobbiamo montare il nostro transistor facendo in modo che la parte curva sia orientata nello stesso punto dove c'è il piccolo arco di circonferenza. Come detto, rimangono solo potenziometri, pulsante, switch e prese jack, anche queste semplicissime. Partiamo dal pulsantone, che come vedete ha ben 9 piedini, ma non dovete spaventarvi perché nella PCB dove va montato c'è proprio scritto switch on this side, che significa
non montate lo switch di qua, ma va montato da questo lato qui. Non vi preoccupate, in un modo o nell'altro va sempre bene, basta che lo montiate su, fa un pochino di pressione, in questo caso quando è montato vi fate le vostre saldature e il componente è montato. Gli switch vanno messi a pannello e saranno uno dei pochi componenti dove andremo ad utilizzare dei cavetti per fare le connessioni. Ci rimangono solo i potenziometri P1, P2 e P3 e vi chiederete subito perché hanno lo stesso simbolo delle resistenze, perché i potenziometri sono delle resistenze variabili. In realtà poi non sono identiche, perché vedete che sia P1, P2 che P3 hanno il rettangolino ma una freccetta, e quello è proprio il modo in cui vengono disegnati i potenziometri. Andiamo poi a vedere dove vanno montati sulla nostra PCB, che in questo caso non vanno montati nel lato dove vedete tutti i vostri R1, R2, C1, C2, C3, ma sul lato opposto. Poi lo vedremo in fase di assemblaggio, dove abbiamo questi bellissimi cerchietti che vanno ad aiutarci per individuare la posizione corretta. Qui è dove cascherà il corpo del potenziometro e qui è dove andranno a cascare i piedini. Li vedete perché hanno questo connettore quadrato, tondo, tondo, quadrato, tondo, tondo, quadrato, tondo, tondo, e c'è scritto P1, P2, P3 per sapere quale potenziometro va dove. Per esempio P1 ci dice che è un 500K, questo è un 100, questo è un 20 e questo è un 500K, spero che si legga, quindi significa che questo potenziometro P1 va montato qui così. Il P2 è un 20K, l'abbiamo preso prima, eccolo qua, che c'è scritto 20K, spero che si veda, e questo va preso e saldato così. Semplicissimo, anche qua magari ve li fermate con un pezzettino di scotch, ruotate e andate a fare le vostre saldature. Bene, abbiamo parlato di resistenze, condensatori, transistor, diodi, insomma, pulsanti e i potenziometri. E delle PCB, ovviamente, è giunto il momento di cominciare ad assemblare questo pedale, quindi adesso un po' di musichina molto fashion e mi vedrete fare un bel po' di saldature. Bene, abbiamo finito questa parte del lavoro, abbiamo montato tutte le resistenze, i condensatori, i diodi e i transistor. Manca solo una cosa qui, che è C07, quindi condensatore 07, ma come ci dice la guida in realtà C07 qua c'è un appunto dove ci dice che va lasciato vuoto, quindi in realtà è tutto giusto così. Ultima cosa prima di montare i potenziometri, 1, 2, 3 che abbiamo visto quali sono e dove vanno, sappiamo che abbiamo visto vanno montati così. Ma in questo modo abbiamo la scocca di metallo del potenziometro che va a toccare i piedini che abbiamo appena saldato, che non è una cosa buona. Ci vengono forniti questi piedini in gomma che vanno applicati sul retro dei potenziometri per evitare che una volta montati questi vadano a toccare i piedini di saldatura e ovviamente magari creare problemi. In questa fase la parte più pratica, oltre a trovare la corretta posizione dei tre potenziometri e infilarli sulla PCB, è quella di non saldare tutti e tre le gambette dei potenziometri, ma di saldarne solo una, tanto perché il potenziometro resti in posizione. Questo ci dà una maggior versatilità quando sarà il momento di montare la PCB sulla sua scocca in metallo, dove poi, quando i potenziometri saranno nella loro posizione precisa ed esatta corrispondente ai tre fori, allora faremo le altre saldature in modo da bloccarli nella posizione più ideale e non creare stress sulla PCB né sui componenti. Non dimenticatevi che i potenziometri hanno questo piedino qui che potrebbe rompervi le palle, anzi ve le romperà sicuramente, quindi prima di assemblare tutto prendete il vostro bel tronchese e questi piedini li eliminate. Altra cosa utile, se avete solo un tronchese grande come questo e non piccolino come questo che è comodo, non fate come me che mi ritrovo magari a dover togliere questi pezzettini dal potenziometro con questo tronchese enorme dopo averli montati, quindi ecco, toglieteli prima, siate furbi, non siate come me.
Abbiamo finito di fare le saldature della PCB grande, abbiamo saldato il pulsante sulla PCB piccolina e adesso è giunto il momento di seguire la guida, quella che loro chiamano generale, che va bene su tutti i pedali, e ci dice di prendere la nostra brava scocca e cominciare a montare i jack 1 e 2 e la presa di alimentazione. E questi due jack, come vedete, per chi lo sa, per chi non lo sa, sono due jack mono, vanno benissimo finché noi utilizziamo il pedale solo con l'alimentazione. Se noi invece vogliamo usarlo anche con la batteria 9V e abbiamo appunto anche questo componente per poterlo fare, è importante che almeno uno dei due, delle due prese jack non sia mono ma sia stereo, perché la seconda gambetta, che sarà più corta di questa qui, va a toccare la punta del jack e farà sì che finché il jack non è inserito all'interno della sua presa, il circuito non è chiuso e quindi la corrente, insomma la carica della batteria 9V non viene drenata dalla batteria. Quindi finché il jack non è inserito è tutto spento, quando il jack viene inserito e la batteria comincia a funzionare. Se non fate questo e usate solo dei jack mono, jack inserito o meno, la batteria andrà e la prima volta che prendete in mano il pedale sarà scarico. Ancora una volta, quando andate a montare il LED, ricordatevi il discorso della gambina corta e gambina lunga, dove gambina corta significa polo negativo, perché adesso andiamo a montare anche il pulsante e il pulsante, come vedete, andrà a cadere esattamente nei due punti dove le gambette del LED vanno saldate, e dalla rappresentazione vediamo che in questa posizione il negativo è a destra e il positivo è a sinistra, quindi per far combaciare le cose ricordatevi questo piccolo dettaglio da non sottovalutare, se no fate schioppare il LED. E non dimentichiamoci che qui c'è RLED, ovvero la resistenza per il LED, perché se non mettiamo questa, anche se abbiamo messo i piedini giusti, il LED lo facciamo schioppare lo stesso. Beh, come vedete, proprio adesso che ho appena collegato i 9V e la massa della presa per l'alimentazione, è il momento preciso in cui mi sono reso conto che io posso anche metterci l'attacco per la batteria 9V, ma qua dentro una batteria da 9V non ci sta. Quindi forse è il caso di tornare al progetto, quello con i due ingressi mono, perché tanto se la batteria non ci sta è inutile diventare matti. Eccoci qua, lavoro finito, alla fine ho comunque dovuto riaprirlo e attaccargli una batteria da 9V perché ero convinto di avere l'alimentatore e invece non è così. Ho provato ad accenderlo, si accende e non esplode, che è una cosa abbastanza importante. L'ho collegato alla chitarra e quindi all'ampli e l'ho provato un po' e sono veramente soddisfatto. Ma prima di farvi sentire come suona vorrei spendere due parole su quella che è stata poi l'esperienza mia di costruzione, di assemblaggio e via dicendo. Non è il primo che ho fatto, ma è il secondo, perché ho fatto anche un DS1, chiamano loro, sarebbe il DS1, ovvero il distorsore sempre di Boss, e devo dire che col senno di poi, quando si sanno tutte le cose che ho cercato di trasmettervi nel dettaglio in questo video, perché lo scopo di questo video era darvi l'opportunità di dire ok, compro questo pedale sapendo che posso assemblarlo sereno senza avere paura di fare un casino. Beh, questo video è proprio pensato proprio per darvi gli strumenti adatti a questo scopo. Se il primo pedale ci ho messo, facciamo conto, 2 ore fra capire bene il manuale, capire bene i disegni, il grafico, sapere dove mettere cosa, il secondo credo di averci messo al massimo 3/4 d'ora, e in realtà ne ho un terzo, che in questo caso parliamo di un riverbero. E come vedete, finiti sono un po' bruttini, nel senso che non vi danno i copripotenziometri, non sono verniciati, non c'è scritto niente, infatti io ho scritto con l'indelebile 2 o 3 cose per sapere cosa stavo andando a regolare. Però se vi interessa l'argomento
posso fare volentieri un video in cui questi pedali più l'altro che devo ancora costruire li smonto per liberare la scocca dai circuiti all'interno e li vernicio, magari ci applico anche delle decalcomanie per renderli più facili e immediati, magari anche un pochino di grafiche così carine, perché così potete seguire un processo completo dalla costruzione alla finitura proprio dal punto di vista estetico per crearvi il pedale proprio quello che avete fatto voi dall'inizio alla fine. Detto questo ragazzi, ve lo consiglio proprio spassionatamente. Sapete che il prezzo medio è circa 23 euro, c'è qualche pedale che costa meno, qualche pedale che costa più, 9 euro la scocca circa. Il sito, ve lo ricordo, è Music Ding, andate a dare un'occhiata perché ci sono un sacco di pedali interessantissimi, anche delle modifiche da fare, e se poi siete degli smanettoni e capite d'elettronica, magari sapete anche pure come magari dargli qualcosina in più a questi pedali, trasformarli, renderli veramente unici. Detto questo, siccome il video è venuto sicuramente lunghissimo, non voglio stare qua a annoiarvi oltre e sentiamo come suona questo Da Screamer. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che il risultato finale vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato informazioni interessanti in questo video, che abbiate imparato qualcosa di nuovo, io stesso ho imparato qualcosa di nuovo, e come sempre prima di salutarvi ci tengo a ringraziare i ragazzi su Patreon. Patreon è una piattaforma creata apposta per sostenere i creatori di contenuti come me, quindi potete arrivare sulla mia pagina, decidere di iscrivervi, avere accesso a contenuti unici che io creo appositamente ed esclusivamente per chi si trova sulla mia pagina, per chi è iscritto alla mia pagina, e contribuire così in maniera attiva all'andare avanti, al crescere di questa comunità che sta sviluppandosi attorno al mondo della chitarra, attorno al mondo della liuteria. Detto questo ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo pedale, se vi è piaciuto il suono, se ce l'avete già, se avete avuto problemi o se vi ho fatto venire voglia di acquistarne uno e costruirlo a vostra volta. E se verrete a Padova al Guitar Show 18-19 maggio, quindi fra 2 settimane appena, io porterò questi pedali al mio stand in modo che se volete potrete venire a guardarli e provarli e magari nel frattempo avrò anche fatto la piccola modifica estetica per renderli dei pedali finiti sotto ogni punto di vista. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mi raccomando, di lasciare un bel mi piace di supporto e spero di vedervi molto numerosi al Guitar Show fra 2 settimane per darci tante belle pacche sulle spalle molto mascoline. Ragazzi, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!